Se avete aperto questo video, vi meritate di vederlo subito, senza troppo hype, senza girarci troppo intorno. Ecco a voi il mio nuovo mezzo. Ho comprato un pick-up. Né grosso né. E cosa più importante, se arriviamo a 30.000 like e 3.000 commenti di persone diverse, quindi mi dimostrate che il video lo volete, facciamo la reaction del Dodge Ram a tutti gli youtuber tra Milano e Roma che conosco. Quindi spolliciate e lasciate un commento. Allora, in questo video... Ah, cioè, qui serve l'attriticità. È stato complicato. Se avete delle curiosità, vi state facendo delle domande e volete sapere il motivo per cui l'ho comprato, in questo video vi dirò tutto. Vedrete veramente tutto in questo video. Quindi guardatelo, godetevelo e benvenuti al primo video col mio nuovo pick-up. Prima di tutto andiamo a vedere le clip di qualche... Sono caduto ormai, non posso tagliare, non risalirò. Andiamo a vedere le clip di un mese fa, quando sono andato a vedere per la prima volta di persona il pick-up che ho comprato. Così vedete la mia reaction quando di persona vedrò per la prima volta il mezzo che ho comprato. Posso dire che ancora non sto realizzando? Cioè io non sto credendo a quello che sto andando a prendere? Cioè, a vedere. Cresciuto a Pane Smallville, io sto andando a vedere il pick-up che ho comprato. Pane Smallville, ragazzi. Non ce la faccio più, sono due mesi che aspetto. Devo vederlo. Ci siamo? Ci siamo. Let's go! Oh, riprendi. Cazzo! Oddio! Stai riprendendo? Sì! È dietro di me, oddio. Sì! È dietro di me, vero? Sì! Non guardo, faccio reaction dopo. No, non posso, me lo sta mettendo davanti. Eh sì. Non guarderò. Ora mi giro quando sarà parcheggiato. Oddio! Mi giro? Vado. Vai. Lo guardo. Allora, l'abbiamo guardata, adesso l'ho seguita davanti, vieni. Allora, intanto è alta quanto me davanti. Madonna. Quanto è grossa. Dodge Ram 1500 Rebel, 400 cavalli, 5700 di cilindrata. È gigante, è ignorantissimo. La chiave è bellissima. Lo guardiamo, lo osserviamo un po'. Vai. Arriva lo specchietto, dai. Non lo vedo, lo prendo in faccia. Senti che odore. Ma che odore di nuovo. Che abbiamo preso un cassone dietro di 1,92 m, se non sbaglio, vediamo. Qui si fa la tavolata di Natale qua dentro. Allora, siamo abituati a schermi grandi in Tesla, quindi lo volevamo tecnologico. Sette impostazioni per andare anche off-road, perché con questo ci dobbiamo... Madonna, quanto sei bello. Ecco, parliamone. Alcune persone pensavano che mi stavi comprando un Ford Raptor. Ma tu immagini avere scritto qui Ford o avere la riete del Dodge? Ma quando mai? Guarda qui che belli dettagli, cioè, sono innamorato. Abbiamo preso... Cioè, è tuo. Mi è da piangere. Questa scritta Rebel qui quando si accende è retroilluminata. Ah, è bellissimo, ragazzi. Cos'è questa? Cos'è che cosa hai azionato? Quel coso dietro. Sì. C'è da dire che è più bello di quello che mi aspettassi. Lo accendo al volo. Dai, tu sente poco perché è insonorizzato. Quando saremo in giro per strada e saremo tipo un incrocio, io con questo ho comprato la precedenza. Se hai un affare del genere, hai la precedenza a prescindere. Sono innamorato. Lo proviamo? È la prima... No, è la prima... È la seconda volta che vedo un pick-up. Terza. Finché io devo prendere misure, eh. Grosso, questo. Oddio, pensavo peggio, è larga la strada. Bella, comunque è molto facile da guidare. Sembra un furgoncino. Primo parcheggio? Sì. Oh, ma guarda che sono bravissimo, eh. Facile. Ma agile questa telecamera. Vai, la vediamo di fianco alla mia. La mia macchina attuale, la mia nuova macchina. C'è una sostanziale differenza. Sta una netta qua. C'è da dire che passare da una Tesla completamente elettrica a un Dodge Ram 1500 Rebel con 400 cavalli e 5700 di cilindrata fa strano. C'è un motivo, ci arriveremo durante il video. Questo qui che ho preso è un modello particolare, non è un normale Dodge Ram. Ho scelto questo modello, il Rebel, non solo per il fronte, vieni a vedere. Chiedo scusa a Frank perché non ho un copitarga. Quindi chiedo scusa. Il muso ricorda molto quello del Dodge Ram TRX, il top di gamma dei Dodge. Ma costa tipo 160.000 euro. Questo è il suo fratellino più piccolo. Ho scelto questo modello in particolare non perché sia l'allestimento off-road. Te lo danno di serie, senza le pedane e il cerchio da 18 con la spalla molto alta che ti permette di andare più facilmente off-road. Probabilmente metteremo dei 20. Altra caratteristica, vieni. Vi siete accorti che tra uno sportello e l'altro c'è un po' di differenza. Questa misura più piccola del retro, quindi quando andiamo ad aprire c'è meno spazio per il passeggero. Cioè non è che stai scomodo, abbiamo già provato, non è che stai scomodo. Semplicemente è un po' più corta perché lascia spazio al 1,92 m di cassone. Perché 1,92 m di cassone dietro? Non c'è un solo motivo, in realtà ce n'è più di uno. Però prima c'è una cosa importantissima da dire. Cosa molto importante che so che interessa a molti di voi, ma non avete ancora capito bene di cosa si parla. È da più di un anno che collaboro con Young Platform, che mi supporta sui video e che lo
utilizzo soprattutto. La cosa più complicata di entrare nel mondo delle criptovalute è capirlo. Ecco perché l'ecosistema di Young Platform ti permette prima di imparare tutto quello che c'è da sapere sul mondo delle cripto tramite Young Platform Step, che dentro ha la sua sezione Academy gratuita, dove poter imparare dalla A alla Z tutto quello che c'è da sapere sul mondo delle cripto. Quindi non vi costa nulla andare a darci un occhio per imparare qualcosa in maniera totalmente gratuita. In più, nell'App Step potete ottenere delle criptovalute, dei token, semplicemente camminando o completando mini giochi, quiz, semplicemente divertendovi, per poi iniziare quello che è il vostro percorso nel mondo delle cripto. È gratuito, vi lascio il link di Young Platform Step qua sotto in descrizione. Non vi costa nulla andare a dare un'occhiata, perché così riuscirete a capire meglio. E ora passiamo al Giovanni emozionato, che ieri ha ritirato la bestia. Siamo giorno del ritiro del pick up. Siamo venuti in treno a Reggio Emilia, anche perché dopo andremo a Roma per fare la sorpresa ai miei genitori, a Emanuele, a Simone, e farvi vedere il pick up. Sono tanto emozionato. Fate conto che quando siamo venuti a vedere il pick up era un mese fa. Siamo arrivati, dobbiamo firmare e ritirare i documenti e si parte. La patente ce l'abbiamo, l'assicurazione anche, abbiamo tutto da un po' ormai. E una firma qua? Sì, va benissimo. Ora c'è la consegna ufficiale. Cioè, adesso l'abbiamo provata, ora la ritiriamo. Perché poi dall'ultima volta che l'abbiamo vista ci sono anche un paio di modifiche in realtà. Mi ricordo il momento in cui ritirai la mia prima Dacia Duster. La prima volta che ritirai la Dacia Duster ho emozionato così tanto. Pure con la Tesla uguale. Eccolo! Questo qui l'ho aggiunto io. Allora, questo è la prima aggiunta, il copricassone. Costa un boato, raga. Questo coso costa un boato. Che è quello di piegabile. Poi abbiamo una cosa che diciamo più tardi. O forse diciamo nel prossimo video, vediamo. Il video delle modifiche. Non l'abbiamo ancora preso. E già sono le boccette d'acqua. Questa cosa sa proprio di Johnny Voice comunque. Boccette d'acqua in macchina subito. Madonna, che bello che è! E ora ci aspetta il primo viaggio. Sei felice? Sì. C'è una cosa da dire. Ieri i furbetti ci hanno detto quanto consumava, quanti chilometri. Ti intendi i motori? Un minimo. Io no. Come si fa? Questo bimbo ha 5700 di cilindrata V8 e questo vi fa capire che con 400 cavalli consuma veramente tanto, anche perché sto coso pesa 3 volte una macchina normale. Ecco perché viene dato in Italia in maniera molto smart, vi spiego anche il motivo. Sai cos'è questa? No. È la mia bombola del gas. È stato realizzato un impianto a gas ad hoc per questa tipologia di pick up, in modo che abbiate il doppio dell'autonomia. Anche perché questo pick up può fare tanti tanti chilometri, ma ora ci arriviamo. Ma soprattutto andare a gas ha tante comodità. Uno, risparmi. Due, non perdi prestazioni su questo tipo di mezzo. Tre, inquinando molto molto meno, non hai limitazioni sull'entrare nell'area C, nell'area ZTL. Se hai il permesso puoi entrare ovunque. E questa è una cosa molto importante quando compri un mezzo del genere. Inizia il viaggio? Inizia il viaggio. Cos'è questo? È il momento del primo pieno. Essendo che la macchina è per metà gas, ho il doppio serbatoio, risparmi. Cioè, tanto le prestazioni sono identiche. Poi se vuoi andare a benzina, vai pure a benzina. Sono una bomba. Cioè, è il tuo nuovo mezzo! È tuo? È mio? È tuo? È gigante! GPL 068. Buono. Primo piano di GPL. Gli do questo e fa lui. Cioè, tipo il cuore a 2000. Perché non so cosa dire, non so come esprimerlo. Se penso... Sai cosa penso in questo momento? Non sto pensando alla macchina che ho comprato, all'autocarro che ho comprato. Sto pensando a tutto quello che ci dobbiamo fare, tutti i progetti che ci ho costruito su questo investimento, tutte le cose che voglio farci, quello che faremo in Italia. Non posso spoilerare troppo, però c'è capito quanta roba faremo. C'è da dire che mettere il gas ci vuole un po', perché era secco, mi sa. Sì. E se, cioè, sono tanti litri, sono tipo 110 litri da riempire. Ah, 110 litri. Il serbatoio è 120, mette 108 circa e poi si gonfia e diventa 120. Ci vorrà un po'. Abbiamo dovuto cambiare distributore perché, essendo che la bombola è nuova, ha troppa pressione, e ci hanno detto di venire a quest'altro che costa 0,4 centesimi in più. 0,72 questa. Ma qui dovrebbe avere più pressione, perché essendo il RAM nuovo e la bombola nuova, dico che loro non ce la facevano. 74 euro. E questo è costoso, Da noi a Milano costa meno il gas di questo. E pure benzina? Sì, a sto punto c'è un piano di tutto. È la prima volta che metto più di 100 di benzina, sai?
non si ferma, supera i 130, 140, stessi chilometri, benzina e gas, ma pago meno della metà il gas. Ecco perché il Ram si fa gas, hai visto? 155. Vabbè, economico insomma. È il primo viaggio, queste sono le sensazioni del primo viaggio. Ci ho messo un po' a capire come se andassi a gas e non a benzina. C'era il pulsantino, non l'avevo visto perché c'ho il volante. Comunque sei il re della strada. Sì. Mi sento veramente grosso in strada, come quando scendevo a Roma col furgone, forse anche un po' di più perché sono un po' più alto. Ora siamo a Mantova, dobbiamo arrivare a Grosseto, non faremo pause per ricaricare, dato che non è più elettrica, ma non abbiamo il pilota automatico. E questo è un grande contro. Altra cosa importante, questo forse non lo sai, è un V8, ok, quindi c'ha 8 cilindri, ma se schiaccio poco l'acceleratore, quindi se non vado a accelerare a fare cose sgasate, ne attiva solo 4, quindi consuma la metà. E poi ci sono ancora un po' di cose da dire, ma... Ma sì, devi ancora prenderci la mano, devi ancora scioglierti, sei ancora incordato. Comunque probabilmente il momento più emozionante di questo video non è quando l'ho comprato, quando sono venuto a ritirarlo adesso. Secondo me sarà quando farò vedere a mio padre o a Emanuele, ci usciranno le lacrime, sicuro. La storia dietro tutto, vabbè, c'è il lavoro, c'è quello che vi pare, investimenti, i video, ma il pick-up è stata una delle nostre macchine preferite, di mio padre, di Emanuele, di Emily anche, per svariati motivi insieme. Per me mio padre Emanuele era la macchina dei film americani, la macchina americana che rappresentava un po' l'Hollywood, no? L'Hollywood degli anni 80-90, e per quello eravamo legati a questa macchina. Arnold Schwarzenegger, The Rock, che The Rock. Ha un pick up. Anzi, The Rock aveva il Ram. Per te invece, per non parlare di Clark Kent, aveva il pick up. Clark Kent in Smallville aveva il pick up. E io questo pensiero di comprarlo ce l'ho sempre avuto. Però è sempre stata quella cosa: ok, in Italia non lo puoi avere, ok, è difficile, ok, costa tanto, ok, quello, ok, quell'altro. Sono tutte scuse della persona che non ci crede. Loro sanno che l'ho comprato, ovviamente, ma non l'hanno ancora visto. E adesso vi lascerò le clip del momento in cui lo scoprono, anche perché non sanno nemmeno che sono a Roma, è tutta a sorpresa. Cioè adesso mi presento sotto casa, scendi e vedranno questo. Cosa importante prima di emozionarci un pochino, vi ricordo che dopo che avete imparato le cose su Young Platform Step tramite la sezione Academy, avete ottenuto qualche cripto tramite i mini giochi e quiz, potete utilizzarli sull'exchange numero 1 italiano, che è Young Platform Exchange. Oltre ad essere il numero 1 Italia, è anche il più sicuro, comodo e facile da usare, quindi se dovete farlo e state imparando questo mondo, utilizzate Young Platform Exchange, semplicemente sia per comodità che per sicurezza. In più, se passate al link qua sotto in descrizione, avete un welcome bonus fino a 25 euro, quindi potete anche già iniziare a muovervi nel mondo delle cripto. Andiamo a vedere la reaction dei miei, sono emozionato. Allora, siamo arrivati alla prima reaction, che è quella di Emanuele. L'ho appena chiamato e ho detto: frate, scendi, sto arrivando. Quindi sa che sto arrivando col pick up. Volevo che fosse una sorpresa, ma non ci siamo riusciti. Salve. Dov'è? Non lo so, ha mandato me in una scoperta. Quanto è alto? Sembra minuscolo dentro la mia casa. Sembra piccolo piccolo. Appena sono salito, meno 10 cm di pisello. Non ho capito perché ce l'hanno Schwarzenegger e Arnold e The Rock sto coso. Aspetta che scendo. Ti piace? È enorme. È gigante, è come te, enorme. Sì, io non ci salgo sopra. È gigante, cioè è veramente... È grosso. Quanto è alto? Come si sale? Dobbiamo mettere la pedana, c'è il coso lì. Oh, mamma mia, il ginocchio. Cos'è di lunghezza 2 metri che starebbe proprio bene dietro sto pick up? Una bara. No, mi aspettavo un'altra risposta. La moto. Quando dobbiamo farsi viaggi in moto, non c'è sta moto dentro. Ma davanti, cioè davanti è enorme, pare tipo quando c'è un cavallo gigante, cioè quando vedi i cavalli è più morto. No? C'è la reaction più importante di questo video. Facci emozionare, di qualcosa e apriti. È un animale. Meglio da Tesla, senti che rumore. Mi sento alto. Cosa pensi del mio acquisto? Sincero, cioè proprio sincero. Non lo so, mi fa strano. Non siamo abbastanza grossi per questa macchina. Dobbiamo tornare in palestra. Allora, intanto parla per te che io ricomincio ad allenarmi. Figo, è enorme. Vabbè, mi sento... Ma c'è un problema. Me l'hanno dato con le chiavi. Col portachiavi de... Ah no, questo è perché ha visto il regalo, perché Emanuele non bastava i soldi va a benzina con sto coso, ma sarebbe... No, va a gas. Ah ecco. Ma anche a benzina, quindi consuma tanto uguale. Quando diventerò veramente il Mr. Beast italiano, ti potrò regalare un pick up. Faccio una promessa qua, su questo video. Sì. Fa 1,5 milioni di like. 1,5 milioni, tanti, no? Non ci arriviamo. Appena posso permetterlo, ti compro un Raptor. Com'è guidare questo coso? È come una macchina o...? È come una macchina. Cioè poi, comunque tu lo sai, io guidare i furgoni un botto di volte. Per me è un'utilitaria.
devi stare un po' più attento. Ma tipo non vedi manco quello che c'è sta sotto. Quello è un problema, cioè quando è lì cioè, sotto. Se ci sta un bambino. E su queste note. Grazie Emanuele per la tua reaction spontanea. La reaction di Emanuele l'abbiamo avuta, anche se fuori dal video è stato sicuramente più sincero. Cioè durante il video non ha detto niente, poi dopo che abbiamo spento le videocamere. No, fighissima bro, voglio guidare, bellissimo, ci devo viaggiare, devo fare ma no, mortacci tua, devi imparare che cose devi durante i video. Se no che reaction te faccio. E ora è arrivato il momento di un'altra reaction importante. Quali genitori? Hanno appena scoperto che sono arrivato a Roma, non lo sapevano, quindi adesso gli facciamo la reaction. Yeah. Che porta a casa. Mortacci. È partito Giovanni. Quanto è grosso. Dai, sa. E no! E gringo, mamma boom! Mi sento piccola come se stassi davanti al carrapato. È meglio questa la Ferrari, che qui abbiamo fatto la reaction dalla Ferrari. Non sa che è meglio questa. Sono belle lotte. Sono belle, è meglio questa. Sono belle lotte. Oh, guarda se parti uguali, guarda. Guarda un facile, guarda. Com'è? È un autobus. È un autobus, è un autobus. Sì, sì. Un carro armato. Mazza, è enorme. Che figata. Mo' devo solo capire come è fatta salire. Aspetta che... No, vabbè, la dovrei fare, dai. Ce la fai, questa scalina, no? Però faccio una domanda, scusate, Questa tu l'hai provata in America? Che lì c'hanno pure le parti desertiche, o no? Noi qui il deserto non andiamo. A Ostia. Vado sui due di Ostia. Andiamo sui due di Ostia. No, non cancella, cancella. Vabbè, ti piace? Non è comodissimo. No, è bella. Ti no, sei scomodo no, comunque. Comodo. No, sono comodo, di carità, sono comodo. Meglio della Tesla o peggio? Questa è meglio. No, questo bisogna dirlo, dai. È più comoda la Tesla. Mio padre è un... No, più bella perché ci sto meglio, dai. Come stai di dietro? Io sto bene, dai. Ma come vedi? All'autobus. Come l'autobus? Solo che adesso negli autobus hanno levato i posti, qui invece è comodo. È arrivato il momento di spiegarvi due cose molto importanti, che sennò commentare a caso non sapete le cose. Venite con me, vi evitiamo che non sappiate le cose. Perché un cassone di 1,92 m... Ora dentro è pieno di roba e valigie e tutto quanto, non ve lo faccio vedere dentro. Primo, se mi sto a comprare un pick up non prendo il cassone da 1,60 m e non ci vuoi mettere niente. Prendo un cassone giusto, cioè perdendo qualche centimetro sulla cabina abbiamo molta più comodità dietro. Siamo scesi a compromessi comunque. Anche perché probabilmente avrei potuto prendere la cabina grande e il cassone grande, ma sarebbe costato tipo 15.000 euro in più. E soprattutto sarebbe stato veramente troppo lungo. Diventava proprio un camion, una certa. Vi dico subito che tutti i video e i progetti che ci devo fare sono tanti. Ma se ve li spoilerassi probabilmente qualcuno sarebbe in grado di farli prima di me, quindi è sempre bene tenersi qualcosa nascosto, perché se qualcuno poi te lo copia e tu ti sei comprato un mezzo per fare proprio quello, potrebbe essere stupido. Ma anche sul quotidiano quello a cui mi serve è quando io porto i bancali Okami dal fornitore alla sede da dove li spediamo al magazzino o a dove viene stampato, dove vengono cucite, ci sono sempre questi spostamenti e spedire dei bancali costa centinaia di euro e a volte anche tra Milano e Milano, Roma e Roma, mi costa veramente tanto spostarli. Con questo abbiamo risolto questo problema. Risparmieremo tanti soldi spostando noi le cose Okami quando dovremo fare le produzioni grandi e anche sistemare tutte le altre cose che ci sono di logistica. Secondo me questo in un anno mi farà risparmiare veramente tanto. La butto lì, calcolando l'ultimo anno sono già 5.000 euro risparmiati minimo. Perché è così lungo? Cos'è che il lungo 2 metri sarebbe proprio bene dietro il mio pick up? 1290? Non solo, tutte le moto che ci voglio mettere. Io ho le moto a Milano e a Milano non ho nessuno con cui girare in moto. Cioè giro da solo quasi sempre. Infatti tante volte se voglio girare con qualcuno tipo Emanuele, Simone, Spaval, Joker o altri amici in giro per l'Italia, devo spostarmi col furgone mettendo la moto dentro, pagando 200-300 euro Milano-Roma di furgone semplicemente per spostarci la moto. Con questo posso portare le moto, la mia, quella di Emily in futuro, quella di Emanuele se dobbiamo fare dei viaggi. Posso metterci le moto e risparmiare sul furgone. Anche questo, metti caso lo prendi 3 volte, 4 volte l'anno il furgone, andate e ritorno, hai risparmiato 3.000-4.000 euro. E questa cosa è importante da specificare, ecco anche uno dei motivi per cui è così lungo. Ma non solo, cos'è lungo 1,90 m e c'entrerebbe perfettamente in questo cassone di 1,92 m? Un letto. Non posso spoilerarvelo, ma sì, è ovvio che lo camperizzeremo e ci faremo delle avventure molto speciali, molto stupide a volte e molto avventurose. Vi ho detto, non l'ho comprato a cazzo di cane. Ah, cosa importante! Vediamo se Emily lo sa, vieni. Allora, una domanda. Lei sa quanto effettivamente è costato questo mezzo? Cazzo, te l'ho detto prima. Di quello che non ti ho detto prima. 100.000 euro. Non è così. Hai sbagliato. 90.000. Sì, più o meno. Questo mezzo con questo pick up secondo lei costa 90.000 euro? Esattamente. No, questo allestimento costa circa 70.000. Ah, perché lei ha aggiunto delle modifiche? No, perché i 20.000 euro sono di IVA. Ah, ok. E lei sa che l'IVA per una SRL come quella che è la mia società si scarica?
Cioè, sì. IVA carico, IVA scarico. Ora non so spiegarti la... No, non ti sto a spiegare queste cose, vediamo. Perché poi è finita. Però sai che io quei 20.000 euro di IVA li recupero, giusto? Sì. Ok, fino a qui ci siamo. E lo sai che questo è un autocarro? Sì. Ed è immatricolato come tale? Sì. E sai che un autocarro può essere scaricato al 100%? Sì. E quindi cosa significa questo? Quei 70.000 euro, effettivamente, nel mio portafoglio, quanti se ne sono andati? Zero. Leonardo, quanti se ne sono andati? Circa 35. Circa 35.000, perché scaricandolo al 100% ho tolto una spesa che avrei pagato in tasse, precisamente non vi so dire la cifra precisa, ma è 35.000 euro. Cioè, a me sto coso mi è costato 35.000 euro. Il mio nuovo mezzo da 35.000 euro. Ora è complicato da spiegare, ma in Italia paghiamo tante tasse, ma su qualche cavolata possiamo scaricare ogni tanto, tra tutte le milioni di tasse che paghiamo. Ah sì, ovviamente scaricato al 100% in ammortamento in 5 anni. So che ho parlato tanto, ma ci tenevo a specificarvi tutto quello che pensavo del mio pick-up. Ci tengo tanto. È stato un grande investimento, ma soprattutto a livello sentimentale. Non so come altro spiegarlo, cioè sono molto felice. E sai che non si mette mai d'accordo l'Italia. Cioè nessuna cosa che farai metterà mai d'accordo tutti. Quindi tutti avranno qualcosa da dire. Molti saranno contenti, molti saranno super felici, molti saranno invidiosi, molti saranno scontenti, molti saranno... me ne freghisti, perché effettivamente potrebbe anche non fregarti niente. Però io sono contento uguale. Cioè non ci sarà niente che mi renderà infelice. E ricordatevi che a 30.000 like e 3.000 commenti di persone diverse vi porto la reaction di youtuber a questo mezzo. Comunque, noi ci vediamo nel prossimo video. E ricordatevi che passando qua sotto in descrizione potete scaricare gratuitamente Young Platform Step e avere accesso alla sezione Academy. Tutto gratuitamente. E soprattutto se scaricate tramite il link in descrizione Young Platform Exchange avete un welcome bonus fino a 25 euro per iniziare la vostra avventura nel mondo di cripto. Spero veramente il video vi sia piaciuto, mi sono emozionato, si vede, ho parlato tanto anche per quello. Ci vediamo nel prossimo video, grazie a tutti di averlo visto e fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacione, raga.